Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari Lui è Ivan. e quest'oggi Ari ci incontriamo per un'occasione speciale, mi raccontavi, giusto? Sì, è quasi dicembre e quindi Ok. significa mese di premiazioni. Allora, quindi noi andiamo a vedere adesso le performance Sì. dei vincitori. Esatto, dei vincitori dei grandi premi. Meraviglia, perfetto. Allora, io direi che possiamo partire subito. Il primo video tu mi insegni che parliamo di chi e che cosa hanno vinto. Allora, loro sono i Monsta X e Ok. hanno vinto performance, no, stage dell'anno. Stage dell'anno, ok. Va bene, dai, allora andiamo a vederlo. La canzone è Love Killa e ci andiamo a vedere subito la loro performance agli. Ah, via. Parte subito così. Ah, proprio belli, va caro. Madonna, che effetti. Come sono proprio. Mi immagino la difficoltà però dei ragazzi così a cantare davanti ad uno studio vuoto. Ma sai Deve che secondo me essere. non era vuoto? Dici di no? Non lo so. Dovrei. Beh, tecnicamente dovrebbero essere vuoti, però magari sono giusto ogni due o tre posti. Magari sono gli altri gruppi che si guardano tra loro, così almeno riempiono un po'. Che peccato, che periodo difficile. Che poi tra l'altro, se non mi sbaglio, dovrebbe essere il loro primo grande premio. Ah, bene. Se non mi Bene, bene. sbaglio, non sono sicura. Quindi è anche un'occasione speciale in cui li vediamo. Beh, la carica c'è, È vero. Immagino, però mi sa che sai che è davvero vuoto il palco. eh? Sembra di sì, purtroppo. Peccato, peccato. Su un palco così Vogliamo. grande poi. No, è vero, ma secondo me deve essere scioccante per un artista. Perché sai, mentre giri un video è una cosa, quando stai comunque facendo una performance live è. Boh. Però stavo notando la fantastica eleganza di questi ragazzi. Sono soliti a tipo fare performance in giacca e cravatta loro. Mamma, che classe, ragazzi, che classe! No, saperlo mi mettevo elegante anch'io, mi sento un pochino fuori posto così, cioè. Si sentono proprio bene le loro voci. È vero. Vabbè, a parte il ritornello. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Per quel che ne sappiamo noi, per quel che abbiamo visto noi, premio meritatissimo. Che dici, Ari? Poi non hanno cambiato, in realtà, non hanno fatto un super remix della canzone, però secondo me ci stava già No, è come vero. Che finale. forti, che forti, che forti. Quindi abbiamo visto i Monsta X. Prossimi vincitori invece sono i GOT7. Premio molto simile, performance dell'anno. Ok, Performance. bene, va bene. Comunque andiamo a vedere questa performance. Questa è Not by the Moon e loro, i GOT7. The moon is always changing. Tragico. Kenny, la so, in una chiesa. Oh, swear not by the moon. Ok, ora capisco il premio della performance. Questo intro dance break. Fighissimo intro. No, ma fai pure, Tranquillo. eh. Intense. Bellissima, che atmosfera che crea. Che poi loro sono capitati. È bruttissimo secondo me avere concerti nel periodo di fine anno in cui devono prepararsi tutti per le performance, perché sono tutte diverse per ogni premiazione. Sì, deve essere un periodo bello tosto. Eccola qua che è iniziata. Ma poi quello che mi chiedo è, una canzone che esce ad esempio a dicembre, in quale premio dell'anno poi partecipa? Tipo Psycho delle Red Velvet. Ok, esatto, cioè, rimangono Eh no, vanno all'anno successivo, Ah, hanno per di ok. novembre. Quindi tecnicamente li calcolano da novembre a novembre, diciamo. Diciamo di sì. È Ok, giustamente. perché alla fine mezzo mese è difficile da dire se è canzone dell'anno già. Esatto. Beh. Vabbè. Qualcuno ha perso dei vestiti. E ma capita mentre balli, che perdi qualche pezzo. Sono curiosa di sapere di chi è quel pezzo.
cosa c'è a marca addosso? Una gonna? Mezza gonna? Anche le scenografie noto che purtroppo sono molto più semplicistiche del solito, cioè sono dei video, mentre noi siamo abituati alle scenografie del K-pop che sono delle costruzioni pazzesche, no? Però è anche vero che sì, secondo me avranno risparmiato un po'. Ma sarà stato perché? Per risparmio, dici, o magari proprio per la questione anche di quanta gente sarebbe dovuta andare poi lì a montare, problemi di coronavirus e tutto, come la vedi? Ma secondo me, da una parte, ovviamente, non, cioè, essendo tutto video, niente live, non ha neanche tanto senso fare un palco chissà quanto stravagante, ma poi comunque verso fine anno i palchi sono sempre un po' più semplici, diciamo. Anche perché sono troppe tanti performance. Gruppi, tante performance, tanti cambi e poi sono palchi diversi. Giusto. No, era così, mi facevo questa domanda perché ho visto che due performance su due erano video alla fine, ho detto, sì, vediamo perché. Tutto. Allora, abbiamo visto quindi questi due video dei Monsta X e dei GOT7 e poi c'è un premio di cui non c'è una performance perché non ha cantato durante la premiazione, ma è giusto citarlo, giusto? No, infatti poi è anche difficile da trovare in realtà perché sono tutti scritti in coreano. Ok, ecco. È un artista che effettivamente non è molto conosciuto nel mondo K-pop perché non è K-pop, è Ok. Che è un altro genere tipicissimo coreano. Proprio della Corea del Beh, per avere un suo premio, giustamente, è sicuramente importante. Importante, esatto. Mm-mm. Poi un premio grande, trot dell'anno proprio. Beh. Lui è Jungwon Lim. Esatto, detto benissimo. Beh, hai visto che bravissimo, sempre più bravissimo diventa. Lo citiamo per dovere di cronaca, perché è giusto che sia così. Non c'è una performance, quindi comunque è il premio di trot dell'anno ed era giusto e importante citarlo. Procediamo con il prossimo video. Che premio hanno vinto e poi diciamo chi? Album dell'anno. Album, ragazzi, questa è una bomba. Album dell'anno. Album dell'anno. Album dell'anno è davvero importante. Iniziamo qua a entrare nei premi più prestigiosi. Più scottanti, diciamo, più scottanti. Allora, partiamo con Yes It You, questa è Make A Wish. E album dell'anno, che bomba, ragazzi. Vediamo. Anche in questo caso torniamo comunque con una scenografia video, quindi una delle nostre dei nostri due punti di vista sicuramente è corretto. Ma poi i palchi hanno spazi diversi già, quindi in genere già sono un po' più video. Ah, ok. Qua siamo sul rosso e nero, eh? Eh sì, dal nero al bianco al rosso e nero. Per ora, se devo dare anche il premio outfit, vincono i Monsta X, secondo me. Mio punto di vista. Sono semplici, secondo me. Elegantissimi. Beh, possiamo dire che Son Chang e Shotaro, debuttato pochi mesi fa, e già hanno vinto il premio grande. Sì. Mamma mia, ragazzi. Potevano fare un lavoro migliore con il video, secondo me. È un insieme di luci, cioè non ha un... Non c'è una storia in quei video che stiamo vedendo. È vero. Già questa luce rossa è un po' più adatta, vedi? Stacca. È semplice, esatto, però... Però poi ti torna sto oro qua, boh. Distrae troppo dalla performance principale, secondo sì, me. Sì, è vero, è quasi... Però non dà valore aggiuntivo. Quasi fastidioso, tutte queste luci così. Sta meglio quando lo schermo è spento e c'è solo la luce rossa, effettivamente. Poi comunque non c'è niente da fare. Queste sono canzoni che le devi ascoltare e vedere le performance o i music video, perché valgono 10 volte di più. Loro danno valore aggiuntivo ad ogni canzone, cioè gli artisti stessi qua nel K-pop danno sempre valore aggiuntivo. È vero. Album dell'anno, ragazzi, che risultato. Album dell'anno è tanto, eh. È vero. Quando esce un album tipo ogni 6 minuti in Corea è un bel risultato. NCT tra l'altro è un primo molto importante. Beh. Il loro primo grande in realtà, sai, anche per loro. Per i GOT7 e i Monsta X sono quasi sicura. Meraviglia. Attenzione! Ah, tutti ci sono. Tutti, ai lati, sopra, sotto. Sì, vabbè, che ansia, ragazzi. Wow.
che finale. No, vabbè, ma che finale da brivido, ragazzi. Mi fanno paura. Io te l'ho detto che inizio a aver paura degli NCT. Questo è il nuovo ordine mondiale. Però tutti insieme erano proprio bellini. Cioè ma proprio... che figata! Però mi stavo mettendo nei panni del, sai, magari uno di loro, no? In cui gli dicono, allora vai, preparati, vestiti benissimo, truccati, pettinati, che dovrai apparire gli ultimi 7 secondi. Oh, che bello! Cioè, mi sono immaginato un po' questa scena qua. Beh, allora, procediamo alla, anche qui un premio pazzesco, la canzone dell'anno. Stanno scrivendo la storia, e questa è una frase bella, non la storia del K-pop, ma la storia della musica. Nel mondo, dovunque, fantastico. Vabbè, è chiaro che stiamo parlando dei BTS. Andiamo a vedere la premiazione, immagino sia questa, giusto? Non è una performance. Sì, non hanno la performance, sì. Ok, però giustamente guardiamoci la premiazione dei nostri amici. E ovviamente, vabbè, non l'abbiamo detto, ma lo sentite in sottofondo. Dynamite, chiaramente, canzone dell'anno. Lei secondo me sta dicendo delle cose carinissime. Senti come lo dice. Ehi, però sai, in Italia è brutto perché se dici ah, sembra che ridi. Ehi, sembra che vuoi litigare con uno. Eccoli qua, manca Suga. Ecco, loro davvero si sono vestiti solo per la premiazione. Eh sì, ma secondo me hanno girato 12 video di ringraziamenti uno dietro l'altro. Tanto lo sanno che vincono tutto. Esatto. E tu li vedrai vestiti uguali in tutte le prossime trasmissioni che escono. Dico, facciamoli tutti e basta, dai. Possiamo ringraziarli anche noi perché ci stanno aiutando tantissimo a livello mondiale con la loro musica. Grazie ragazzi, veramente grazie. Facendo bella musica poi, quindi. Mamma mia, sì, perché non è solo una questione di successo, dici perché sono belli, perché sono famosi, fanno della musica meravigliosa. Grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Beh, canzone dell'anno, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Chiaro. Per i primi 6 mesi avrei scommesso tra IU, sì? E Any Song di Zico. Già, è vero. Any Song. Però poi cioè, da settembre mi sono convinta che mi sa che è di Dynamite. Sì. L'altro giorno sentivo i The Jackal che parlavano di un'altra canzone, però questa è la classica canzone che tu puoi anche non scegliere di ascoltarla, ma comunque la conosci. Cioè è talmente famosa che anche se non l'hai mai cercata nella tua vita e non l'hai mai ascoltata volontariamente, ti è entrata nella testa e la sai. Cioè, esatto. È così, cioè, tutti conoscono Dynamite, anche chi non sa chi siano, cosa sia il K-pop, Dynamite la conoscono tutti. Va bene, allora io direi chiudiamo in bellezza finalmente per noi. Oh, finalmente un po' di presenza femminile. Per te di bellezza ne hai vista, quante ne avrai? 50 ragazzi, 60 ragazzi in fila, una roba pazzesca. Sì, ma sai che il mio gruppo preferito sono le Twice. Lo so, quindi andiamo, è un po' questo di presenza femminile. Gruppo. Gruppo artista dell'anno. Wow. Quindi anche questo premio molto prestigioso. Secondo me in questi premi sono talmente tanti gruppi che già essere nelle nomination è un premio. È vero, è vero. E poi vabbè, chiaro che poi vincere quello è il risultato. È come andare alle Olimpiadi, già esserci è un risultato incredibile. Comunque andiamo a vedere anche Stop Me, loro sono le Twice, finalmente un po' di femminilità in questo nostro video. Mi piace molto l'estetica per questo concept, è tutto un po' anni 80. Sì. Bello, bello, bello. Vedi, anche qui è molto colorato, ma è meno aggressivo per gli occhi di quello del... E poi ha un senso, perché sì. Si ispira al music video, poi. È vero. Questa è la classica canzone che non riesce a stufarmi, che non riesco a stancarmi di ascoltare. Bella, bella. Mi è piaciuto un sacco. Sì. Lo stile. Penso che comunque l'asticella di questo video sia elevata grazie alla presenza di Momo, ma è un mio punto di vista. Ma quando mai? Ma così per dire, non è che sai. Ma che belle sono, ragazzi. Quest'anno hanno lavorato un sacco bene con gli outfit. Sì, 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 è vero. Perché i colori sono molto abbinati, perché quando si rischia di sbagliare spesso quando si usano tonalità diverse dello stesso colore. È vero. Secondo me li hanno bilanciati molto bene. Anche qua, questo rosa. Io dico è vero come se capissi quello che stai dicendo, ma sai è perché sì, io con lo stile, la moda proprio sono uno che ne sa. Ho tutte felpe blu, oggi ho messo quella grigia per far notare che ho anche altri vestiti. Ma questa è tutta un'altra storia. Colori diversi più che altro.
Bello, bello, mi piace un sacco. Ti devo dire che mi piace anche tantissimo la coreografia di questa canzone. Vero, vero, vero. A livello di coreografia sono sempre, cioè si migliorano sempre di più. Sì, 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 pazzesche. Beh, loro meritano di essere viste fino all'ultimo secondo possibile. Non sono di parte, non si dica mai. No, brave, 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 ma bravi, bravi tutti, Ari. Cioè, diciamo le cose come stanno. Allora, se dobbiamo dare una valutazione finale, visto che li abbiamo visti, abbiamo visto una carrellata di video, dobbiamo dare una valutazione, ti do la mia. Io sono perfettamente d'accordo con i premi che sono stati dati. Ho dei punti di domanda miei, ma che resteranno miei, ma che so che appariranno nei commenti qui sotto. Ne sono assolutamente sicuro, ma non ne parlerò. Però io sono molto contento dei premi che sono stati dati e soprattutto sono contento che queste performance rispecchino alla perfezione i premi, cioè hanno dimostrato di meritare i premi che hanno vinto. Che ne pensi? Vero, vero, vero. Sì, sì, sì. Invece dai, com'è un tuo giudizio finale su tutto quello che abbiamo visto? Secondo me, guardando comunque tutte le performance, sì, ne ha risentito davvero del pubblico mancante. Sì, sì, sì. Era la cosa che si notava, secondo me, la mancanza del pubblico. E il pubblico comunque ti dà carica. Mancava qualcosa, esatto. Sì, sì, rispetto agli anni precedenti potrebbe essere anche il pubblico. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque dai, purtroppo è così, accontentiamoci, sono comunque stati fantastici e bellissimo video. Ragazzi, quindi come sempre commentate, dite il vostro punto di vista. Vi ricordiamo che noi non siamo qui per fare fan war, quindi i commenti offensivi verranno cancellati subito, perché noi siamo qui per divertirci e per amare la musica e non per odiare qualche gruppo o stupidate del genere. Ari, grazie come sempre e torneremo presto con altri video. Tu hai detto prima mamma? Ok, interessante. Ciao Ari e ciao a tutti, grazie. Ciao.